a tutti ragazzi e bentornati, sono Molly di Rebby e Molly e guardate dove sono, al mare, finalmente sono al mare ragazzi e come avrete letto dal titolo, la Rebby sta dormendo e oggi le voglio fare uno scherzo incredibile. Guardate ragazzi, sta dormendo e ha i pacchettini di Pokémon lì e non li vuole lasciare, guardate come dorme. Stai dormendo Rebby, sogni d'oro col suo costumino tutto colorato. Ok, quindi la mia missione sarà rubare i pacchettini della Rebby, ma sarà veramente difficile ragazzi perché sta dormendo, quindi facciamo piano. Ok, cerchiamo di prendere il primo pacchettino, ce l'ho fatta, ecco qui Rebby, ti ho rubato il pacchettino, stai dormendo, non te ne accorgi? Ok Molly, cerca di rubare anche questi con calma, eh. Ok, oh cavolo ragazzi, si stava per svegliare, ci è mancato veramente pochissimo, adesso ci riprovo a breve, perché sta dormendo, posso provare a farle del solletico. Molly, lasciami stare. Ho preso un altro ragazzi, ne ho preso un altro. Guardate ragazzi, sono riuscito a prenderle un altro pacchettino. Ok, ne ha solo uno, ce la devo fare a prenderli tutti perché mi devo vendicare, ultimamente mi sta facendo molti scherzi. Ha una presa fortissima. Non voglio giocare, ti ho detto. No, Rebby, dormi, Rebecchina, dormi, non è successo nulla. Lasciami stare, non voglio giocare, fare la nanna. Sì, non riesco a prenderlo, ragazzi. Ecco, sì, ce l'ho fatta, l'ultimo pacchettino è mio. Ok, ragazzi, sono riuscito a prendere i tre pacchettini della Rebby. Adesso, fate piano perché sta dormendo in questo momento e adesso li voglio nascondere proprio sotto la sabbia e appena si sveglierà cosa farà quando non troverà più i suoi pacchettini di Pokémon? Beh, si arrabbierà sicuramente con me. Ok ragazzi, ho preso questa pala e seppellirò le bustine di carte di Pokémon della mia ragazza proprio qua sotto, nella sabbia. Ok, cominciamo, faccio un bel buco, eh. Allora, qua, forza. Ok ragazzi, ok. Diciamo che questo qua secondo voi è abbastanza profondo come buco? Ok ragazzi, la prima bustina la mettiamo proprio qua sotto. Ciao ciao! E la seppelliamo! Addio bustina! Sono o non sono il re degli scherzi ragazzi? Ok ragazzi, la prima bustina è andata. Adesso farò un buco gigantissimo e metterò tutte e due le altre lì dentro. Devo muovermi perché la Rebby si sta per svegliare. Avrà sicuramente fame quella manzona. Ragazzi, devo scavare più veloce che posso perché presto la Rebby si sveglierà. Oh cavolo, mi distruggerà, mi butterà via sicuramente tutti i miei giochi, tutti i miei popit. Devo muovermi. Ok ragazzi, ho nascosto tutte le carte Pokémon. Mamma mia, sto sudando. La Rebby si sta svegliando. Fate finta di niente. Questo sole. Ah, Molly. Rebby, ti sei svegliata finalmente. Dove sei? Ehi, ma perché mi stai riprendendo? Stavo dormendo. Ciao, stiamo facendo un video della Rebby che dorme. Buongiorno. Ciao ragazzi, come state? Io mi sono appena svegliata, ho fatto proprio un bel pisolino e adesso non vedo l'ora perché io qua avevo... Cosa? Avevi? Oh, adesso non mi ricordo bene, mi sono appena svegliata, ma mi sembrava di avere le mie bustine dei Pokémon da aprire al mare. Ma secondo me te le sei sognate, Rebby. Tieni, forse avevi i giochi, forse? Avevi i giochi, forse? Cosa? Rebby, sicuramente avevi i tuoi giochi, dai, andiamo a farci un bel bagno. Non avevi le carte dei Pokémon? No, Molly, aspetta, aspetta, mi ricordo. Cosa? No, Molly, aspetta, 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 abbiamo un problema perché adesso mi ricordo, sì, prima di addormentarmi, io è vero, avevo tutti i miei giochi, avevo il secchiello, le palette, avevo quei coni di gelato, però avevo anche le mie bustine dei Pokémon e avevo paura che qualcuno me le rubasse, quindi ero andata a dormire con loro, erano proprio lì, me le devono aver rubate. Ma no, ma stai tranquilla, magari sono sotto la sabbia, volevo dire a casa. Sotto la sabbia? A casa, a casa. Ma come a casa? Ma le avevo portate qui, sono sicura. Molly, ma perché c'è la pala qui? Hai fatto le buche senza di me? La pala? No, ma sicuramente se la sarà scordata qualcuno, Rebby, dai. Ma questa è la nostra pala, me la ricordo. È dei nostri giochi. Cosa hai fatto i castelli di sabbia senza di me? Mi potevi svegliare almeno. Vuoi sapere che cosa ho fatto veramente? Che cosa hai fatto? Non ti stavi sbagliando, Rebby, le avevi delle carte. E il re degli scherzi te le ha nascoste proprio sotto la sabbia, sì. Cosa mi prendi in giro? Cioè, tu hai preso le mie carte mentre dormivo?
cattivo? Proprio così, perché mi hai fatto un sacco di scherzi ultimamente. Ti sei presa sempre le cose migliori. E quindi proprio qua sotto, Rebi, ci sono i tuoi pacchettini di carte Pokémon. Proprio così. Cosa? Cioè tu li hai messi qui sotto? Sì, ma non battere la pala che si rovina. Ok, è vero, le mie carte si possono rovinare. Ma chi se ne frega della tua pala? Io devo trovare tutti i miei pacchettini. Ehi, non puntarmi quella cosa addosso, ok? Dai, ma adesso come faccio a ritrovarle? Rebi, allora, ti ho nascosto le tue carte in due buche. Molly, sappi che questo scherzo me la pagherai cara. Ragazzi, voi mi raccomando, mentre io cerco le mie carte, scrivete nei commentini tutti gli scherzi possibili e immaginabili che posso fare a Molly. Dai, ma adesso devo trovare tutti i miei pacchettini. Ma sei stato proprio cattivo. Ok, Rebi, allora ti dirò fuoco, fuochino o acqua. Inizia a scavare, sono tutte qui. Vediamo se le trovi. Un'infinità, almeno ti ricordi dove le hai messe? Ok, vediamo, potrebbero essere qua. Ma almeno ti ricordi dove le avevi nascoste? Perché io non potrò scavare tutt'oggi. Spero di sì, Come speri di sì? Ehi, Molly, almeno non hai aperto i miei pacchettini, no, vero? No, non li ho aperti, dai. Allora, uno dovrebbe essere qua nelle vicinanze. Ma no, ma scava meglio, Rebi! Sono spariti tutti! Ma scava meglio! Ok, iniziamo. Quante buche hai detto che ci sono? Ci sono due buche! Due buche? Ma saranno sparsi ovunque! Molly, ma sto scavando da mezz'ora, non ho ancora trovato niente. Mi puoi dare un indizio? Continua a scavare, dovrei... Fuoco! Eccolo! Non ci credo! Hai visto? Ma non era quella tutta rosa, devo ancora scavare per cercare le altre. Però ne ho trovata una, la posso aprire? No, dai, la vuoi veramente aprire? Ma me lo sono meritato, prima l'ho portata al mare, poi l'ho persa, adesso l'ho ritrovata, quindi la devo riaprire. Ok. Vediamo, vai. Allora, vediamo un po'. Che cosa ci sarà? Se c'era una carta super mega iper brillantante e tu hai rischiato di perdermela, sappi che me ne regalerai altre due. Ok, girale verso di noi però, faccele così. Vedere. Allora, codicino per chi vuole giocare. Codicino, poi. Vediamole. Vediamo un po'. Vediamo. Uno, due, tre. Quattro. Oh mio Dio! Nostro, ma questo è super! Non ci credo! Due carte speciali in un pacchettino che avevi nascosto sotto la sabbia! Oh mio Dio, Rebi, ma queste sono mie adesso! Perché le hai ritrovate grazie a Molly! No, sì, grazie a Molly! Grazie a Molly! Ok, ti ricordo che ci sono ancora due pacchettini da trovare! Ok, saranno sicuramente pacchettini speciali, li devo cercare subito! Dai, Molly, ma guarda qua, è un campo di battaglia! Quante buche hai fatto? Bustine, mi puoi dare un consiglio? Allora, l'ultima è qui. Qui? Proprio lì. Ma l'hai ricoperta benissimo, chi ci avrebbe mai pensato? Inizia a scavare, se no arriva l'acqua. Ok, scaviamo prima che arrivi l'acqua. Spero che sia questo il punto giusto perché... Scava! Non ci credo! La mia bustina rosa, finalmente l'ho ritrovata! Ma ce ne dovrebbe essere anche un'altra, Sì, hai ragione! Eccola! Ma erano solo tre? Erano solo... quante ne volevi, Siamo scusa? Sicuri? Certo! Sicuri? Le hai ritrovate, sei sì, contenta? Sì, le bustine! Sì, io sono molto contenta, ma tu non la pascerai liscia! Ok, ragazzi, spero che il video scherzo alla Rebi vi sia piaciuto, Molly è di nuovo il re degli scherzi, ma mi raccomando, ragazzi, scrivetemi nei commenti di tanti scherzi che posso fare a Molly. Da noi è tutto e ci vediamo in un prossimo fantastico video. Ciao!